Ecco, Daniela Poggi coinvolge sempre tutti con questa grande emozione che sa trasmettere. Io questo lo dico sempre ogni volta che la incontro. Oggi in una veste insolita, perché qui come ospite in una giornata in cui il Trentino viene a Roma per farci conoscere un suo prodotto d'eccellenza. Quindi la prima cosa, Daniela, che ti chiedo è se conosci la grappa e se conosci le grappe trentine. Ti è mai capitato? Ma sì, assolutamente. Insomma, io non sono una bevitrice di superalcolici, però la grappa ogni tanto ci sta molto bene. Devo dire che la grappa del Trentino è sicuramente una delle migliori, quindi siamo tutti orgogliosi della nostra grappa italiana trentina. Bravissima. Tra l'altro il presidente, nella intervista che gli ho fatto pochi minuti fa, mi ha anche detto: il mondo della grappa è sempre più al femminile. Daniela, secondo te perché? Forse perché in taluni casi la grappa viene definita morbida, che la riusciamo ad abbinare magari alle forme femminili? Che cosa ti evoca? Questo è un elemento importante. Secondo me nasce dal fatto che ci sono delle imprenditrici donne, figlie di imprenditori che hanno portato avanti le aziende vinicole, le viticole, insomma, che hanno portato avanti il lavoro e che quindi hanno creduto nel lavoro di famiglia e mi viene in mente la grappa nonnina, insomma, voglio dire, no? E quindi chiaramente è più facile abbinare la grappa, no? Piuttosto che lui. Poi la grappa comunque è super alcolica, però voglio dire è morbida, è profumata, c'ha una sua dolcezza, poi può essere di pera, di mela, di uva, di prugna, quindi si avvicina più sicuramente a un gusto femminile che non magari al gusto maschile, anche se ci sono poi tantissimi uomini che invece adorano la grappa. Ci colpiscono comunque questi elementi che ci ha fornito Daniela Poggi. Presidente, lei che ne pensa? Senz'altro quello discorso che in ogni distilleria adesso le donne hanno un ruolo importante e continuano a aumentare anche, perché chiaramente c'è uno sprone anche del discorso del bere femminile, un bere delicato. La grappa era intesa come un prodotto rude, mentre adesso è un prodotto morbido che fa piacere berlo in compagnia, sorseggiarlo e non berlo. Certo. Deve essere una cosa proprio di compagnia. Certo. La vedo dura che uno si arrivi a casa, si metta davanti alla televisione e si beva il grappino da solo, anche perché il piacere proprio del gusto, no? ti dà la voglia poi di condividerla, di condividere questo gusto con una persona. Però è anche vero che la donna che sta sempre più prendendo coscienza di sé, delle sue forze, di una sua cultura, si è avvicinata al mondo del vino con la gioia di capire, non tanto bevo per dimenticare, ma bevo perché voglio provare il piacere di godermi, no? Quel touch of wine, no? Quindi se vado a bere vado al ristorante e mi servono del vino, io voglio sapere che cosa mi stanno servendo, voglio bere del vino buono, sia rosso che bianco. Mi sembra una testimonial perfetta per l'Istituto della Grappa. Inaspettata.